sei comparsa tutto a un tratto. E in un momento hai colorato tutto. Tu sei diversa, sei importante, e ho paura io, ho paura io, e chissà se riuscirò a dirti che ti amo a modo mio. Ciao ragazzi, ciao carissimi giovani. Oggi voglio parlarvi di uno degli aspetti fondamentali della nostra persona. Voglio parlarvi di affettività, di sessualità e di amore. È da un po' di tempo che sento gli psicologi affermare che nel mondo dei giovani, nel vostro mondo, ci sia una tendenza ad avere rapporti sessuali fin da adolescenti. Questo vuol dire che allo sviluppo fisico non corrisponde sempre una crescita psicologica. E di chi è la colpa? Qual è la responsabilità? È dei social? Oppure è della moda? Anzitutto, penso che dobbiamo evitare di generalizzare. Cioè, tante volte si tratta di un'incoscienza della propria sessualità che viene subito giocata, come dire, sul piano fisico, senza aver maturato la consapevolezza di quello che realmente si fa. Non si può negare che la maggior parte dei ragazzi trova con facilità la strada che li conduce alla prima esperienza erotica, grazie al martellamento che i social di ogni tipo effettuano ogni minuto secondo. Spesso i genitori, un po' inesperti del web o fanno finta di esserlo, non mettono i filtri nella ricerca ed è così che si aprono delle praterie davanti ai ragazzi. Le tavole imbandite di volgarità e di sesso gratuito le trovi ad ogni angolo appena accendi il cellulare e vai su internet. E tutto questo accade tranquillamente, senza ostacoli e barriere, in un'età in cui ho dei grossi dubbi che i ragazzi capiscano pienamente il vero significato della sessualità e di tutto il mondo erotico. Molti giocano però sporco, dicendo ciascuno è libero di scegliere quello che vuole. Beh, è davvero l'esaltazione del menefreghismo educativo. È davvero una trappola questa, semplicemente una trappola in cui ormai ci cadono giovani e adulti. Ho come però l'impressione che i giovani preferiscano giocare la loro affettività nel campo dei sentimenti. Mi spiego. La prima loro preoccupazione è se la ragazza o il ragazzo che hanno al loro fianco li tira fuori dalla loro solitudine. E la ricetta qual è? Andare a letto insieme? Oppure una complicità che è fatta di amicizia, di compagnia, di sentimenti puri? Io sono sicuro che i nostri ragazzi scelgono per la maggior parte la seconda, indubbiamente. E penso anche che a creare confusione c'è quella mentalità moderna che ha ormai separato l'erotismo, l'eros, dalla procreazione e dall'amore. Se si continua a dire che l'erotismo, cioè il piacere che si ottiene dall'atto sessuale, ha valore in se stesso da solo, è chiaro che i ragazzi vengono privati di ogni riferimento e anche di ogni regola. Sentite ragazzi, ma sapete qual è l'età più problematica? Quella delle scuole medie e del passaggio alle superiori, quando il ragazzo e la ragazza si ritrovano con un corpo sviluppato e senza sapere perché. Ma ribadisco, i ragazzi hanno bisogno di affetto. E se andiamo al di là della superficie, possiamo renderci conto che i ragazzi sono alla ricerca di esperienze sentimentali, non sempre improntate all'erotismo. Pensiamo alle scritte che si vedono sui muri, ce ne sono di belle, no? Stefi, sei la mia cinghialetta d'oro. Oppure 3 metri sopra il celos. Questi giovani hanno dentro molto di più che andare a letto insieme. Il ragazzo è spostato verso il sentimento ed è la materialità degli adulti che lo frena e non riconosce cosa gli brucia davvero
nel profondo del suo cuore. Insomma, diciamola tutta, siccome con il corpo, con gli affetti, con il sesso, non si scherza, per favore, mi chiedo ancora se sia possibile o no educare alla responsabilità nella gestione del proprio corpo e negli affetti. Serve maggiore severità, no? E sapere dire anche dei no. Non c'è più nessuno che abbia il coraggio di insegnare che determinati comportamenti sono sbagliati, mentre andrebbe proprio ribadito con forza no ai rapporti materiali, perché devi maturare ancora una grande carica di sentimenti per fare della tua vita un dono, capisci? Sentite, un ragazzo che frequentava il mio liceo tanti anni fa disse davanti ai suoi compagni con nonchalance che sua mamma chiedeva al fratello di 17 anni che usciva il sabato sera se avesse con sé i preservativi e se lui diceva di no glieli lanciava. Ecco, quando un genitore ragiona così riguardo al proprio figlio dicendo che in fondo è un ragazzo, insomma, e quindi è meglio che per sicurezza si porti in tasca i preservativi, ha già rovinato ogni sua influenza positiva sulla crescita effettiva del figlio suo. Già prevede che ci sia un uso del corpo indipendentemente dai sentimenti, indipendentemente dall'amore. Cioè, dà un calcio all'educazione e riconosce l'erotismo come qualcosa di fine a se stesso. Un ragazzo, secondo me, deve invece essere aiutato a capire il valore dei sentimenti, dell'amore e delle sue azioni in campo affettivo e sessuale. Anche riguardo alla masturbazione vorrei dire qualche cosa. Si è passati dalla negazione assoluta portata avanti dalla Chiesa, ma anche dal mondo laico, per motivi non sempre in sintonia con la natura umana. Non si erano ancora fatti certi studi. Tra l'altro sapete che all'inizio del Novecento c'è stata una campagna antimasturbatoria promossa da medici e da scienziati laici, lo sapevate questo? Oggi invece c'è l'esasperazione, al contrario, del piacere come elemento determinante della vita di una persona. E chi dice il contrario viene bollato come bacchettone retrogrado. Ecco, penso che noi preti e la Chiesa dobbiamo un po' aggiornare il nostro pensiero. Come anche credo che ci sia un modello educativo da recuperare anche dal punto di vista dei laici, perché penso che non sia una questione di fede, capite? Cioè non ci si comporta in un determinato modo rispettoso di sé, degli altri, per fede, ma perché si è persone. E si vede l'amore in termini positivi e si sa fare della propria vita un regalo per gli altri, un dono. Non è un caso che sia venuto fuori proprio da Bologna il libro Come Jack Frusciante è uscito dal gruppo. In quel periodo in cui tanto si era diffusa la letteratura cannibale, con l'idea che ci si può voler bene senza andare a letto insieme. Ma non perché non sia una bella esperienza andare a letto insieme, voglio dire, ma perché certe cose si fanno quando si è più maturi. Ci vuole gradualità e bruciare le tappe non fa per niente bene. Sostenere una tesi del genere in termini laici, ma diventa troppo importante. Ma io vado con la mia ragazza e facciamo quello che vogliamo, senza fare del male a nessuno, potrebbe obiettare qualcuno. Ma se poi io dico viene al mondo un bambino, è un'eventualità che non si può ignorare in assoluto, eh? E se si è uomini non si può certo risolvere con l'aborto. Non è solo un problema di rapporti prematrimoniali, ma di un autentico rapporto di amore. Ancora una volta, qual è l'obiettivo, ragazzi? Creare un legame o andare a letto? Bisogna essere molto decisi nel trattare l'argomento con voi ragazzi e con voi giovani. E da parte di noi preti essere in grado di tradurre il Vangelo in termini laici. Questi discorsi sono di ordine naturale, non semplicemente spirituale. Il bello è proprio riuscire a tradurre l'esperienza evangelica in un'esperienza di vita che fa i conti con i ragazzi di oggi e proprio nell'oggi riuscire a fornire risposte valide e convincenti. Ecco, solo questo ci fa diventare grandi
dal punto di vista spirituale, dal punto di vista umano e quindi anche dal punto di vista sessuale, dove l'aspetto erotico, che è dentro la nostra natura relazionale, torna, per modo di dire, a casa, con l'idea di lasciarsi educare dalle altre dimensioni che interagiscono con lui ogni volta che diciamo a una persona ti amo. Ragazzi, siate sinceri, tutte le volte che dite a una ragazza o una ragazza dice a voi ti amo, vi riferite a un amore vero e sincero oppure volete semplicemente nascondere dietro a questa bella frase altre intenzioni che si lasciano guidare da un'altra frase mi piaci. Ecco, quante volte abbiamo detto ti amo, ma intendevamo dire semplicemente mi piaci? Se è accaduto, questo significa che abbiamo preso per i fondelli l'altra persona, capite? E non basta dire da parte di noi adulti, ma sì, dai, tanto sono ragazzi, dai, ma significa prendervi in giro dire così, sostenere che siete superficiali, faciloni, banali, incapaci di responsabilità. Ribellatevi ragazzi di fronte a questo mondo che attraverso i social vi propone ogni schifezza e volgarità. Dite che credete nell'amore, quello vero, e che siete pronti ad assumervi le vostre responsabilità, quando trovandovi in certi frangenti, voi decidete di scegliere non il semplice soddisfacimento erotico del vostro istinto, ma il rispetto dell'altro, che non è una cosa con cui giocare. Non dimenticatevi che anche a voi potrà capitare di trovarvi dall'altra parte. E credetemi, essere considerati cose e non persone è davvero l'esperienza più fallimentare della vita. Viva l'amore, quello vero, quello sincero, quello responsabile.